po' di imbarazzo a stare qui perché il 70% dei ridori che sono qui in questi corridoi sono a pagamento, quindi oltre a non esserci la controparte, l'altra cosa strana è che siamo proprio nella cattedrale, cioè tutti questi che pagano per stare qua dentro, la fiera del libro, la fiera della piccola e media editoria si regge sulle editorie a pagamento e questa sarebbe la prima cosa che mi dà un po' di imbarazzo. Secondo luogo però credo che andrebbe fatto un discorso di tipo anche terminologico, se la continuiamo a chiamare editoria non facciamo un buon servizio a chi ci ascolta, soprattutto l'utilizzo dell'acronimo EAP non aiuta le persone, perché anche io vi rilogo su internet EAP, gli americani sono stati più bravi chiamandolo Vanity Press, no? Perché descrive un pochino meglio quello che accade, anche perché secondo me l'editoria a pagamento non è come lei l'ha ben descritta, non è solo quello, cioè l'autore vanitoso che va a paga e gli stampano il libro. In Italia e nel mondo l'editoria a pagamento è quella che si fa nelle università, cioè un libro viene stampato in tante copie per quanti sono gli studenti, è quella che fanno le associazioni, che pagano per stampare un libro che nessuno leggerà, alcune associazioni. L'editoria a pagamento è quella dell'editore che pur distribuendo gli dice guarda serve editing e quindi devi pagare 2000 euro. Ci sono tante forme, allora forse la questione andrebbe posta in maniera diversa, cioè cos'è un prodotto che può definirsi editoriale? Cioè, oltre a cambiare il nome all'editoria a pagamento, noi che siamo dei dissidenti, no? Dovremmo utilizzare altri termini, perché se ultimamente un nostro amico ha scritto io sono a favore degli editori a pagamento, ma lui che vuole dire? E ora che gli editori mi pagano perché questo lavora, quindi dovremmo stare, perché è un si vede che il suo editore ritarda un po' nei pagamenti, no? Lui è un grafico. E quindi dobbiamo stare attenti ai termini che utilizziamo, innanzitutto. E in secondo luogo, secondo me il punto è un altro, cioè cosa rende un prodotto editoriale? Cioè, come diventa? Perché gli ISBN costano 100 euro, no? Ne compri un centinaio, poi compri i cartoni del latte, ce l'attacchi sopra, quelli sono libri. Allora io mi rivolgo all'AIE che sta qua sotto e dico, ma è possibile che avvenga questo? Perché io compro degli ISBN e li attacco sulla carta igienica e quello diventa un libro? È imbarazzante questa cosa. Io non voglio farvi perdere tempo, però per esempio io vengo da un paese proprio di origine dove viene fatto lo zafferano, che per coltivarlo c'è tanta fatica. Purtroppo la coltura intensiva dello zafferano fatta a Milano, loro stanno in Abruzzo, lo piantano a mano, stava distruggendo il mercato. Loro hanno lottato molto per avere il bollino di OCG, cioè di origine controllata e garantita. Ecco, facendo così non è che hanno tolto la produzione intensiva dello zafferano, però sono riusciti a farsi riconoscere una qualità. La cosa più triste che fa l'editoria a pagamento è che annulla tutto un processo produttivo, cioè un libro passa per diverse professioni, quindi l'editor, il direttore di collana, l'art director, quello che impagina, il correttore di bozze. Ecco, loro hanno trovato la soluzione finale, cioè si eliminano tutti questi passaggi intermedi, c'è solo l'autore e l'editore, ma anche i passaggi successivi, cioè non c'è distribuzione, il libro non esiste, no? È un po' una catena di Sant'Antonio, un processo industriale. Vi ricordate quando venivano a casa di Bussano e dicevano tu prendi questo aspirapolvere, poi non è che devi venderlo a nessuno, devi trovare altri che lo vendono come te, i prodotti della Amweight. Cioè quelli che devono smacchiare, portavano i 200 lire sporche, tu le smacchiavi e dicevate ma adesso che faccio? Vado e lo vendo alla casalinga di Voghera, no? Tu devi trovare altri che lo vendono come te. Ed ecco, il Vanity Press è proprio questo, cioè tu stampi un libro per te stesso e basta. Cioè non c'è consumatore finale. E poi parliamo di crisi dell'editoria, è stato annullato tutto un processo produttivo e questo mi sembra un'altra cosa grave. Quindi la domanda che io mi pongo oggi, soprattutto qui, no? Perché è imbarazzante fare questo discorso, cioè per questo corridoio è pieno di editori a pagamento. E poi la qualità del libro, solo dell'interno, perché dell'esterno voglio parlare. C'è chi dice, ah, il profumo di un bel libro rispetto agli ebook, ma l'avete sentito? Cioè libri fatti in digitale che puzzano di plastica, di chimica, c'è uno schifo. Quindi il problema va posto e va posto qua dentro e va posto all'AIE. Cioè a chi li dà ISBN? A tutti? Oppure ci dovrebbe essere un codice diverso, IS, non lo so, che descrive dei prodotti che non hanno seguito la filiera, che è la filiera editoriale. Quindi noi dovremmo smetterla di chiamarla editoria, perché l'editoria prevede una filiera. Cioè se tu per fare la mozzarella la fai, non lo so, cioè saltando dei passaggi, sicuramente il prodotto è evidente che non potrà essere un prodotto definito.
Inoltre agli autori che pubblicano a pagamento, fanno questi libri a pagamento, non mi sento di dire niente, perché io credo che in un certo qual modo accadano due cose. Ci sarà una parte che venga tutto sommato truffato. Io ne parlavo con Cristiano tempo fa e lui dice: io sono contro l'autore a pagamento. Non so se ti sto mettendo in cattiva luce, però c'è chi quasi, oltre al processo di verità, delle volte viene quasi come una violenza subita, cioè, mi permetto di dire una parola con forza, uno stupro, cioè chi è vittima di stupro poi si sente quasi colpevole di quello che è accaduto. Io la vedo un po' questa maniera. E quindi io credo che il messaggio nostro, tutto questo l'ho detto perché alla fine che non ci sia la controparte mi interessa poco. Credo il nostro messaggio in questo momento potrebbe andare a chi tutto sommato gestisce il prodotto editoriale, no? A chi definisce cosa è, chi è editore, cioè chi fatica, come hai detto tu, come faticate voi, e chi non fatica, no? E chi, prima non so chi mi diceva che Albatros ha un fatturato da capogiro, ma che hanno questo blocco, inenarrabile blocco rosso, hai un libro nel cassetto, col capitano Giara da Livingston che ti saluta. Allora, a quel punto, se noi gestiamo la terminologia, quella è pubblicità ingannevole. Io a loro chiederei, per esempio, non ci sono, non lo posso dire, però mi chiederei quante persone poi sono andate con un editore più grande dopo che hanno esordito con voi. Si può chiamare esordio quello lì? È un esordio quello fatto con un editore che tutto sommato ha stampato solo per te stesso? E quindi io quello che mi chiedo oggi, forse il lavoro che si vorrebbe intavolare, certo qui partiamo proprio dal basso, però sarebbe quello di definire una editoria ad hoc, no? Che segue tutta la filiera, che prevede l'intervento dei professionisti sul pezzo che è il libro, e soprattutto in vista del fatto che con l'era digitale tutti questi discorsi poi cambieranno. Solo questo. Passo la parola.